Allora, vado molto rapidamente. Come ha già introdotto perfettamente il professor Spaggiari, noi siamo un insieme di tantissimi fattori fisiologici, bioelettrici, epigenetici, eccetera. Quindi noi siamo un qualcosa di estremamente complesso. Basta anche pensare all'interazione tra il microbiota, il cervello addominale, il cervello cranico, sarebbe il gut brainensis. Gli stessi batteri del microbiota, vedremo in bibliografie recentissime, possono essere influenzati da campi elettromagnetici. Quindi pensiamo come l'elettromagnetismo naturale, ma soprattutto l'artificiale, possa influenzare mente e corpo. Il sistema, appunto, che noi oggi portiamo avanti si basa tantissimo su tutto quello che è la medicina funzionale ampliata ai concetti di elettromagnetismo. Noi già conosciamo benissimo che i fenomeni bioelettrici, e quindi quando passa corrente c'è anche un campo, si forma anche un campo elettromagnetico, conosciamo benissimo come si utilizzi in diagnostica il fenomeno bioelettrico. Pensiamo all'elettrocardiogramma, all'elettroencefalogramma, all'elettroretinogramma, all'elettromiogramma e ci sono tantissime altre mezzi di diagnosi che sfruttano i fenomeni magnetici. Pensiamo alla risonanza magnetica nucleare. Quindi non deve stupire il fatto che qualcosa di invisibile che è intorno a noi poi ci possa condizionare così tanto. Per partire, io vorrei inserire un concetto che molti già conoscono: il corpo umano è sì come percentuale in peso costituito al 70% di acqua, ma come numero delle molecole è costituito da oltre un 90% come numero delle molecole. Vedremo anche che è stato scoperto da Pollack, ma questo concetto è fondamentale. Vedremo anche come e perché è così importante. Allora, per cominciare a dare qualche dato, lo spettro elettromagnetico a cui accennava prima il professor Spaggiari parte da una zona in cui, vedete questo DC, corrente continua, qui la frequenza è zero, ovvero all'oscilloscopio, che poi vi faccio vedere come è fatto, non c'è una sinusoide, ma vediamo una linea. Quindi praticamente in corrente alternata noi abbiamo delle onde. In pratica la frequenza può partire da delle frazioni di Hertz. Prima vi ricordate, è stato accennato che la frequenza potrebbe partire da 0,001 Hertz. Ok, siamo nel settore della corrente alternata. La corrente continua ha campi magnetici statici, quello dei magneti. Ma vediamo, sempre come è stato prima accennato, che il range delle frequenze è enorme. Si parte dagli Hertz, dal settore inudibile, perché l'orecchio umano percepisce intorno dai 20 Hertz sino ai 20.000 kHz, grosso modo. Ma le frequenze che sono più basse dei 20 Hertz, tutta la parte inudibile, rientrano nelle frequenze sempre ultra basse di natura geomagnetica. Vedremo dopo che la frequenza di Schumann è intorno agli 8 Hz, che corrisponde proprio al range principale delle onde alfa del cervello. Quindi c'è questa zona, chiamiamola geomagnetica, subsonica, quindi non udibile. Poi c'è un tratto di frequenze udibili sino intorno ai 20 kHz, e qui bisogna ancora ribadire quanto i nostri sensi uditivi siano estremamente limitati. Dopodiché aumentano, vediamo, kHz del range
kilohertz e megahertz, il range delle onde radio, cellulari sino alla quarta generazione, siamo nell'ordine ancora dei megahertz. Purtroppo dopo, se ci sarà l'avvento del 5G, speriamo di no, saremo con una banda nell'ordine dei 25-26, insomma, dei gigahertz. Dopo i gigahertz andiamo su frequenze ancora più alte. Come vedete, tutta questa parte sono quelle con energia più bassa, che sono le non ionizzanti, mentre invece le frequenze più alte aumenta l'energia e sono quelle ionizzanti. Ed ecco che vediamo lo spettro del visibile, dove a sinistra abbiamo appunto l'infrarosso non visibile, abbiamo l'ultravioletto visibile ancora qui. Se vediamo questo spettro quanto è ridotto, capiamo che siamo ben limitati sia con la nostra capacità di poter vedere e sia anche con la nostra capacità di poter sentire. Le frequenze più alte, con più alta energia, abbiamo ovviamente raggi X, raggi gamma, addirittura anche raggi cosmici e la parte ovviamente del nucleare. Questa immagine evidenzia quel concetto che vi dicevo prima, perché molti non ricordano che partendo da 0 Hz, a 0 Hz abbiamo la corrente continua, che è quella delle pile. Allora, un campo elettrico, un campo elettromagnetico, quando insieme si ampliano, si sommano, interagiscono, si crea il campo elettromagnetico. Ecco, c'è questo, vedremo ora tra un attimo su altre immagini, che il campo elettrico e il campo elettromagnetico tra loro sono perpendicolari. Da qui si potrebbe vedere la regola della mano destra, secondo la regola della legge di Biot-Siebert. Quindi quando passa corrente si crea un campo elettromagnetico. Vediamo bene questa immagine, quindi c'è il campo elettrico, spina scollegata. Campo elettrico con spina collegata, ma io ancora non ho acceso la lampada. Accendo la lampada, passa corrente, il flusso di corrente crea il campo elettromagnetico ed ecco. Campo elettrico più campo magnetico o insieme il campo elettromagnetico. Ed ecco qui altre immagini dove si vede esattamente come siano perpendicolari tra loro. Ecco. E qui lo si vede ancora meglio. Questa è una bellissima immagine. Si vede il senso di propagazione campo magnetico, senso di propagazione dell'onda. Questa è simile all'altra che abbiamo visto. Aggiungiamo, ricordiamoci che i campi elettrici ed elettromagnetici naturali esistono eccome. Sono sia quelli, diciamo, geomagnetici di madre terra, e poi vedremo come si forma la frequenza di Schumann. Poi ci sono quelli che riguardano, ad esempio, l'energia del sole. Ecco, luce solare, c'è il discorso dell'energia solare. Quelli artificiali hanno tantissime frequenze tra di loro. Partiamo da quelle più basse, che sono quella di rete, quelle dove si collegano tutti i nostri dispositivi che vanno a corrente elettrica alternata a 230 volt, e la frequenza è di 50 Hz. Poi ci sono ovviamente questa che è trasportata in alcuni elettrodotti, ma in quelli grandi la tensione in quel caso è molto più alta. Quelli che vengono detti a gatto, che hanno quella specie di orecchie, hanno 380.000 volts. Poi ci sono frequenze più alte, come abbiamo visto prima nello spettro delle frequenze, radio, TV cellulari, che abbiamo a che fare appunto con megahertz, ultimamente il giga e così via, gigahertz e così via.
Allora, ma gli organi emettono dei campi elettromagnetici? Li emettono? Assolutamente sì. Ora, una cosa è dirlo, un'altra è vedere delle applicazioni pratiche dal punto di vista diagnostico riportate su PubMed. Come vediamo, tutte bibliografie recentissime, perché queste sono di fine 2019, qui parliamo di magnetoencefalografia. Sì, non elettroencefalografia, che è quella più comune, così come l'utilizzo dell'elettrocardiografo, dove si vedono solo i fenomeni elettrici del cervello e del cuore. Qui parliamo proprio di magnetoencefalografia, poi vediamo che esiste anche il magnetoencefalografo ed il magnetocardiografo, entrambi. Qui vediamo altre bibliografie, sempre di fine 2019. Ecco qua, magnetocardiografia. Ora, ma come mai vengono così poco utilizzati in ambito diagnostico? Per un motivo molto semplice. Il magnetocardiografo e il magneto encefalografo sono molto complessi, molto costosi, e il loro vantaggio però qual è? Che riescono a prendere molti più segnali, quindi potrebbero dare una forma diagnostica più esatta, più precisa. Ora, ma se il cervello emette campi elettromagnetici, che noi appunto abbiamo visto sono utilizzati in diagnostica, il cuore emette campi elettromagnetici. Non è che tutti gli organi emettono campi elettromagnetici. Ovviamente chi segue la medicina quantica e fenomeni bioelettromagnetici dice di sì. Ma noi siamo anche influenzati. Abbiamo visto prima che allora noi siamo coinvolti, siamo influenzati dai campi elettromagnetici, ma siamo anche dei generatori, quindi siamo un'antenna, e quindi ricevente, e captiamo, riceviamo, siamo influenzati, ma siamo anche dei generatori. Vedremo ora un po' meglio. Ma i campi elettromagnetici artificiali, purtroppo, vediamo tra un po' le maggiori problematiche, ma in alcune situazioni, soprattutto soggetti sensibili, possono avere dei disturbi anche per attività geomagnetiche, proprio praticamente famosi disturbi geomagnetici. Anche questo, come vedete, un lavoro di fine 2019. E qui parliamo di un incremento del rischio di mortalità cardiovascolare. Ma questo che cosa significa? Significa che noi siamo estremamente influenzati dai campi elettromagnetici e che il nostro corpo, compresi, poi vedremo tra un attimo il discorso dei capelli, vanno a registrare, vanno come queste influenze elettromagnetiche vanno, sono come registrate, siamo condizionati, anche se capisco che la scienza ufficiale ha ancora molte difficoltà a dover ammettere questi concetti, però io vi sto riportando proprio per non esporre dei concetti non supportati, ma voglio appunto supportarli con ricerche che troviamo su PubMed. Allora, ricordo come lo spettro acustico, che è una piccolissima parte di tutto lo spettro delle frequenze che abbiamo visto prima, e quindi qui parliamo solo nell'ambito dei kilohertz, ecco, abbiamo, qui si vedono bene, le subsoniche, qui abbiamo le cosiddette frequenze basse, quelle che per capirci, quando allo stereo di casa alzate i bassi, andiamo a caricare questa zona e si sente maggiormente il cosiddetto effetto fisiologico, vibrazionale. Allora, le frequenze, sempre nel campo audio, possono essere usate anche nel campo terapeutico. Pensiamo al rumore bianco, che normalmente
in molti soggetti, essendo il rumore di fondo naturale, tipo un fruscio, aiuta a rilassare. Adesso qui entriamo in un campo estremamente affascinante che è l'energia e il campo elettromagnetico di Madre Terra. Quindi noi siamo, il campo elettromagnetico è dato proprio dal pianeta che ha proprio due poli, come se fosse un enorme elettromagnete, non per niente la bussola si orienta, ovviamente l'ago è magnetizzato all'opposto rispetto al polo, infatti vediamo che c'è un nord e un sud opposto, perché si devono attrarre, e questo è il campo elettromagnetico che vediamo teoricamente simmetrico, ma poi vedremo che se, quando ci sono delle tempeste solari, il campo elettromagnetico, lo scudo elettromagnetico che ci protegge dai raggi solari può arrivare a deformarsi. Ecco qua, la frequenza di Schumann, che è intorno appunto agli 8 Hz, può variare, anche se per periodi contenuti, per fenomeni come tempeste di fulmini, attività solari, e questo potrebbe essere importante perché alcuni soggetti particolarmente sensibili alle variazioni delle frequenze, che ripeto, ci condizionano, potrebbero avere una sensazione probabilmente non gradevole, visto che per noi la frequenza, diciamo, di Madre Terra, quella rilassante, perché gli 8 Hz corrispondono allo stadio alfa. Lo stadio alfa è lo stadio, vedremo bene sulle immagini, del rilassamento. Ecco la frequenza di Schumann come viene misurata. Ora qua vado molto rapidamente. Ecco, allora, lo scudo elettromagnetico viene in parte messo a dura prova dalle tempeste solari, o meglio dal vento solare, prende una forma, sembra quasi, io dico scherzosamente, di un'ape, tanto per riuscire a capire. Ecco che cosa succede quando si staccano le masse coronali, ed è il motivo per cui, dove lo scudo è più sottile, si vedono le aurore boreali. Il campo geomagnetico terrestre è nell'ordine dei nanotesla. Allora, l'intensità del campo elettromagnetico più comunemente è misurata in microtesla, con i vari rilevatori di onde elettromagnetiche e di campi elettromagnetici, quindi immaginiamo che è molto basso. Questo significa che la nostra natura sarebbe quella alla fine di rimanere su quei valori. Noi invece siamo, purtroppo viviamo in un mondo con un elettrosmog altissimo, quindi dal punto di vista elettromagnetico, le generazioni degli ultimi decenni in particolare si ritrovano ad affrontare qualcosa di completamente nuovo rispetto a tutte le generazioni umane precedenti. Ecco, questi sono esempi dell'aurora boreale, quando l'attività solare è particolare, come vedete, particolarmente intensa, ci sono vari tipi di aurora boreale. E andando molto rapidamente per far capire quanto possono influenzare i campi elettromagnetici, ecco che gli effetti solari possono addirittura incidere sui livelli della legionella, su varie forme di microrganismi, lo vedremo tra un attimo. Qua vado molto rapidamente perché mi interessa ora solo far capire, utilizzando bibliografie, che l'attività geomagnetica e solare influenza sullo stato di salute delle persone, così come la luce. Eccolo qua, un altro ancora, attività solare e attività e patologie cardiovascolari. Ed ecco ancora un altro, dove si vedono patologie cardiovascolari con una
come vengono influenzate da fattori naturali, e qui si vede riportato nell'abstract attività solare e disturbi geomagnetici. Insomma, io direi che addirittura c'è un lavoro, questo, che evidenzia addirittura come un certo tipo di attività solare possa influenzare l'epigenoma. Di tutto questo poi verrà approfondito, ci lavoreremo molto di più nella scuola di alta formazione. Ora, questo, diciamo, sono piccole pillole per far capire un mondo da affrontare dove andremo a spiegare bene e nei dettagli. Allora, prima ho affrontato dal punto di vista della visione globale il gap brain axis, quindi una correlazione di informazioni costanti fra il nostro gut, di cui fa parte l'intestino, e il cervello, è un continuo. Tutto questo è influenzato da stress, ansia, e viene addirittura influenzato il comportamento. Quindi direi che è estremamente importante. Ma perché ne parliamo adesso in un contesto di elettromagnetismo? Oltre al fatto che io sono un fautore del gut brain axis, e ho organizzato diversi corsi proprio su questo. Ne parliamo perché, oltre al fatto che il gut brain axis ha a che fare controlla il metabolismo, ne parliamo perché il microbiota intestinale, che è costituito da batteri, virus e funghi, appunto la grande parte batterica, i batteri possono essere influenzati da campi elettromagnetici. Addirittura in questo lavoro noi andiamo a vedere che in questo lavoro hanno utilizzato campi elettromagnetici ad alta frequenza, possono addirittura peggiorare la resistenza agli antibiotici. In pratica, i campi elettromagnetici, in base al tipo di frequenza, di intensità e di periodo d'esposizione, hanno effetti ben diversi tra di loro. In questo lavoro, per esempio, vediamo uno studio che utilizza frequenze dei Wi-Fi e della telefonia mobile, e degli effetti addirittura su batteri patogeni come Listeria e l'Escherichia coli. Qui c'è tutto il lavoro che vedremo, poi ve lo spiegherò alla scuola, perché è importante, in quanto i campi elettromagnetici, purtroppo, noi ne siamo invasi. Pensiamo solo che abbiamo l'iPad, magari stiamo pure vicino alle correnti di rete, quindi siamo attaccati a 360 gradi da vari tipi di campi elettromagnetici, che ognuno ha un suo range di frequenza, e siamo attaccati tutti insieme contemporaneamente. Bisogna capire che, siccome i nostri antenati di certo non avevano questo, noi, per quanto ci si possa adattare, bisognerà pur fare qualcosa. Quindi vedremo anche come testare qual è la situazione attuale di questo stress elettromagnetico, perché l'elettrosmog, alla fine, per quanto mi riguarda, io lo considero proprio un fattore di stress. Quindi è uno stressor aggiuntivo che si aggiunge a tanti altri tipi di stress. Ma l'organismo percepisce lo stress globale prima di entrare in crisi. Allora, questo molto rapidamente per dire come alcune frequenze, alcuni campi elettromagnetici addirittura sono utilizzate, anche questo lavoro di fine 2019, addirittura per sanificare l'acqua che è utilizzata da dare al pollame. Quindi pensate, quindi dipende io come uso questi campi elettromagnetici. Pensiamo alla magnetoterapia, che anche la magnetoterapia va usata a frequenze corrette, intensità corrette e tempi di esposizione idonei. Altri campi elettromagnetici invece creano un accrescimento dello stafilococco aureo e dell'Escherichia coli. Questo cosa significa? Che uno stress elettromagnetico
e qui hanno studiato in particolare campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse, può aumentare l'accrescimento di questi due microrganismi altamente patogeni. Questo per capire come noi siamo estremamente condizionati, ancora il medico lo sa troppo poco. Ecco perché nei corsi formativi riporto tantissime bibliografie. Perché è vero, bisogna spiegare tutto, però poi bisogna partire da dei supporti. Un altro lavoro di fine 2019, secondo me molto interessante, essendo uno studioso della 5-idrossitriptamina, la serotonina, ecco che campi elettromagnetici, questo studio io ve lo dovrei spiegare con calma per far capire il range di frequenze come hanno fatto, lo vedremo alla scuola. Agiscono sui recettori 5-HT1 e 5-HT2, quindi della serotonina, inducendo analgesia nei ratti, ma noi sappiamo che si utilizzano i ratti perché sono quelli relativamente più simili come risposta all'uomo. Ora, a questo punto dobbiamo aiutarci in qualche modo. Per combattere questo aggressore di stress elettromagnetico, questo elettrosmog, ripeto, che è multifrequenziale, perché il cellulare ha un suo range di frequenze, poi magari abbiamo pure vicino il modem, poi magari abbiamo pure vicino il notebook e pure il cellulare. Cioè, immaginiamo quanti tipi di dispositivi abbiamo e tutti contemporaneamente. È chiaro che poi in teoria noi sappiamo che è impossibile oggi fare a meno di questi dispositivi. Tant'è che siamo qua su Zoom e con un notebook. Ovviamente però io mi uso una tastiera, anche se uso un notebook, che è alimentata a 5 volt in corrente continua e non metto le mani sulla tastiera del notebook. Poi vi farò vedere delle foto di misurazioni. Sono completamente. Cioè, io riduco drasticamente con questo piccolo accorgimento un tipo di aggressione elettromagnetica. Allora, quanti di voi hanno utilizzato la smart card? Sembra un oggetto fuori dal tempo, uno di quelli quasi da documentario, potrei dire, ma io partii qualche anno fa da scettico, rimasi impressionato dei suoi effetti che poteva offrire nel giro di quanto tempo? Un minuto? La prima volta lo facemmo proprio a un corso ECM, non durante il corso, a una tavolata, quindi mentre tutti mangiavamo, e era impressionante il fatto che passando la smart card in un modo idoneo, chi riceveva il trattamento mostrava avere una forza istantanea, un maggiore equilibrio rispetto al primo. C'era proprio un before after immediato. Altra cosa particolarissima che lasciò tutti a bocca aperta è che mettendo un bicchiere di vino sopra la smart card e facendogli una serie di movimenti anti-orari, questo vino sembrava annacquato. Quindi immaginate le battute, che è chiaro che noi abbiamo visto subito che questa carta emetteva oggettivamente qualcosa. Quindi, se la smart card è l'ultima Vitality Card, aiuta, questa ovviamente è la nostra ipotesi, va. Come agisce? Noi abbiamo osservato dei risultati, dopodiché dobbiamo ipotizzare come funziona. Probabilmente aiuta a riequilibrare dei campi bioelettrici e bioelettromagnetici. E quindi sarebbe da utilizzare per tutti coloro che almeno vogliono aiutare a contrastare l'elettrosmog. Ma la stessa spirale, quindi lo stesso tipo di doppia spirale, la ritroviamo sull'S-Drive. E questo come funziona?
Prima è stato accennato, praticamente la spirale è una spirale di ricezione di segnali. I capelli, in particolare il bulbo, il follicolo vivo, quindi estratto praticamente sull'istante, emette questi segnali. E che cosa? E che segnali sono? Praticamente il capello ha registrato questo. Il capello è come se fosse una banca dati di quello che si è vissuto un po' a 360 gradi. Tutto, anche lo stress elettromagnetico, ciò che come si è mangiato, gli adattamenti epigenetici, tutto. Praticamente è io lo definisco una specie di banca dati. Cose particolari che se quei 3-4 capelli che sono estratti non vengono inseriti subito sulla spirale ricettiva, ma magari li mettiamo 3-4 giorni dopo, ovviamente non c'è segnale. Questo è a dimostrazione che il capello deve essere vivo. E perché emette? Proprio perché è vivo. In pratica, prima abbiamo detto, i vari organi emettono e anche i capelli. I capelli quindi registrano sotto forma di segnali ed emettono. Qui bisognerebbe spiegare a lungo come funziona, ma il segnale, cerco di dirlo molto rapidamente, perché si basa tutto sugli oscillatori. Alla scuola io vi porterò anche dei componenti, vi farò vedere esattamente anche come sono fatti questi oscillatori. Il corpo umano stesso è come se avesse una miriade di oscillatori. In pratica, questi oscillatori oscillano ed emanano queste frequenze che vengono registrate. Il segnale però umano è di tipo analogico, quindi viene convertito in digitale, come tale può essere trasmesso e registrato in Germania e li viene ancora riconvertito in analogico, analizzato e quindi poi in base a questa analisi fuoriesce il risultato finale e i vari possibili rimedi personalizzati. Quindi l'S-Drive è un'applicazione di natura elettromagnetica dal punto di vista della ricezione, mentre la smart card ha un'applicazione elettromagnetica sulla emissione. Il campo di emissione è lungo le due linee. La Vital Logic Card, che è quella più recente, come vedete, è un'evoluzione della Smart Card, ha sempre la doppia spirale, sulle linee poi ha un microchip che va a amplificare in questa specie di loop il segnale. Ora, che cosa è importante? Il fatto che pare che questa smart card, questo io è un'informazione che ho preso direttamente dal sito, punta su questo circuito, consente alle frequenze naturali alfa di ruotare in senso orario, il che riflette da vicino le frequenze originali della madre terra, preso direttamente dal sito. Adesso io aggiungo, prima l'ho accennato, la frequenza di madre terra è la frequenza di Schumann, intorno agli 8 Hz. Eccola qua. Le frequenze alfa, come vedete, gli 8 Hz sono proprio le frequenze alfa, sono la zona del rilassamento. Questo è fondamentale perché il rilassamento è alla base di tutto, mentre invece lo stress non gestito, cronicizzato, pare che sia proprio alla base di qualunque patologia o perlomeno può peggiorare qualunque tipo di patologia. Allora, molto rapidamente, perché qui ci sarebbe da parlarne almeno per un'ora solo sull'acqua, l'acqua in vivo in gran parte, circa il 60 o più per cento, dipende, è organizzata sotto forma di domini di coerenza, cluster. Ecco, questi cluster hanno la caratteristica di oscillare insieme. Ora, questo discorso della oscillazione
è fondamentale perché è proprio la base poi su cui si basano un po' le sintonie, i tuning o il contrario, il contrario proprio della sintonia. Qui abbiamo una serie di bibliografie per quanto riguarda acqua e domini di coerenza. Qui è tutta la spiegazione come fa il professor del giudice. Aggiungo che all'interno, quindi nel, no, a livello biologico, noi abbiamo un grande complesso campo elettromagnetico biologico, il BioCEM, che è costituito da tantissimi piccoli BioCEM che si coordinano tra di loro. Ora, abbiamo già aggiunto che siamo costituiti, come ha scoperto Pollack, che ve lo faccio vedere tra un attimo, anche oltre un 90% come numero di molecole. Ma qual è l'importanza di questa affermazione? È che grazie ai campi bioelettromagnetici, le varie reazioni biochimiche hanno una sorta di incontri corretti. Cioè, da quanto spiegò benissimo in varie lezioni il compianto professor del giudice, questo campo bioelettromagnetico è una sorta di governo endogeno che permette che queste numerosissime reazioni biochimiche non abbiano praticamente errori. Ora, l'elettrosmog, che sono influenze dall'esterno di tutte queste frequenze che in natura non esistono, parlo di quella artificiale, vanno probabilmente a influenzare in soggetti più sensibili di più e in altri magari un po' di meno, proprio questa sorta di governo. I campi magnetici sono prodotti dalle oscillazioni delle cariche elettriche. Un'oscillazione di un gran numero di molecole in fase dà luogo appunto a un campo, e questo lo riportava il professor del giudice dicendo appunto l'origine del campo elettromagnetico, bioelettromagnetico, che si comporta da governatore. Ed anche da mettere in evidenza che se io sono assaltato ad elettrosmog, devo essere anche riequilibrato. Ecco perché probabilmente potrebbe essere, ma è una mia ipotesi, che la smart card aiuti a riequilibrare anche in parte questi vari biocampi elettromagnetici che nell'insieme creano un grande nostro biocampo bioelettromagnetico. Ecco il dottor Pollack, che appunto ha scoperto, studiando tra l'altro sulle fibre muscolari, l'ha scoperto. Tra l'altro c'è da dire un altro fatto, che questi campi bioelettromagnetici permettono all'essere vivente di essere solido. Se non avessimo campi bioelettromagnetici, come spiegava il professor del giudice, noi saremo una pozza d'acqua. Pensiamo addirittura alla medusa, la medusa che è sì. La medusa è più diluita. Come fa la medusa a essere gelatinosa? Grazie proprio ai campi bioelettromagnetici, ai domini di coerenza, al natore che ci fa essere vivi e solidi. Adesso, quanto noi siamo influenzabili dal punto di vista dell'elettromagnetismo e quali sostanze sono dentro di noi? Quali sostanze sono dentro di noi che sono magnetizzabili? Tutti pensiamo al ferro, verissimo, ma ce n'è un'altra molto importante, Hirschwink, la prima pubblicazione avvenne nel 92, dove scoprì proprio la magnetite nel cervello umano
E ovviamente non fu accolta tanto bene dal mondo scientifico, perché questo ci paragonava un po' agli uccelli migratori, alle mandrie, a tutti coloro che, a tutti quegli animali che hanno del materiale magnetizzabile. Ma non si perse d'animo e continuò a lavorare. Ecco che nel 2001 continuò con un'altra pubblicazione, sempre sulla magnetorecezione, sempre causata, determinata dalla magnetite endogena. Devo sottolineare endogena, perché tra un po' dovremo fare un discorso sul pericolo della magnetite invece esogena. Questo grande autore proseguì nel 2010 un'altra pubblicazione che questa volta fu un pochino più accettata. Eccola, come biofisica dell'orientamento magnetico, ovviamente proprio perché noi abbiamo questo biominerale che è la magnetite. Quindi, allora anche l'essere umano potrebbe avere una specie di magnetobussola, ma tutti gli esseri umani di natura hanno lo stesso percentuale di magnetite? Forse no. Andiamo a vedere. C'è un problema. L'inquinamento porta un incremento della magnetite esogena all'interno del sistema nervoso. Chi lo ha scoperto? Maher e colleghi. È stato scoperto utilizzando metodi di analisi magnetica e microscopio elettronico. Hanno dimostrato che vari soggetti analizzati avevano una rilevante quantità di magnetite nel cervello. Rilevante. Probabilmente di più rispetto a quella endogena. Quindi sono giunti alla conclusione che questa magnetite rilevante arrivava sotto forma di nanoparticelle. Quindi qui parliamo di un inquinamento industriale. Quindi noi parliamo sempre di inquinamento industriale. C'è pure questo, inquinamento industriale da nanoparticelle di magnetite. Ora, la magnetite di origine esogena da inquinamento, lo sottolineo, esogena, potrebbe essere specie iperreattive dell'ossigeno. L'aumento dei ROS sono correlate a varie patologie degenerative, fra cui l'Alzheimer. Ecco che allora, se noi siamo più magnetizzabili anche a causa dell'inquinamento, ma viviamo anche in un maggiore elettrosmog rispetto a un tempo, capiamo che la nostra generazione deve per forza fare qualcosa, deve trovare dei rimedi. Uno, per capire qual è la situazione, come può essere l'S-Drive che oltre ad analizzare tutto a 360 gradi, analizza anche lo stress elettromagnetico. L'altro poi un rimedio che vedremo, oltre a ben utilizzare la smart card, dove io dico è meglio prenderla con il chi mudra, sarebbe il famoso mudra dello yoga, bisogna essere. Mentre si passa bisogna essere più concentrati, avere l'intenzione, avere la mente canalizzata, magari fare quella respirazione per aiutare ad ampliare il nostro campo bioelettromagnetico. Tutto fa, nulla è miracoloso, ma tutto fa. Vediamo un altro lavoro del 2017, quindi come vedete sempre recenti. Hanno scoperto che cosa? Che questi sono altri autori, nanoparticelle, sempre di questa magnetite e similare, sempre magnetiche, possono essere sia naturali e tipici di uno stato di salute, ecco perché prima dicevo, sottolineiamo che quelle negative sono endogene, sia coinvolti in patologie come. Questo lo dicono questi autori, il cancro, disordini neurodegenerativi e aterosclerosi. E questa è la rivista e questa è la bibliografia completa.
Quindi allora si comprende che dietro all'elettromagnetismo c'è tutta una scienza recentissima basata su parecchi lavori. Pensiamo anche ai disturbi di primavera. Quante persone a primavera stanno meglio, invece tante invece stanno peggio. Ma a primavera che cosa succede? C'è un cambiamento, oltre che del clima, dell'umidità, della pressione atmosferica, c'è anche un cambiamento del fenomeno elettrico ed elettromagnetico. Quindi, per andare molto molto rapidi, tanto poi approfondiamo tutto nella scuola di alta formazione, molto importante è il concetto della bioclimatologia, che è una scienza che racchiude molti concetti, ma che deve considerare anche questi fenomeni bioelettromagnetici ed elettromagnetici, sia naturali che artificiali. Qui ci sarebbe da parlare su che cosa succede prima e dopo un temporale, ioni negativi, ma voglio andare molto rapidamente. Questo è Hans Jenny, questa è una polvere che in base a delle frequenze, sempre il discorso delle frequenze, si dispone in modo diverso. Cioè praticamente se io do con un dispositivo, quindi un amplificatore, un trasduttore per basse frequenze, un generatore di sinusoidi, frequenze diverse, la polvere si dispone in modo completamente diverso. Io ora vado rapidissimo. Ecco, prima si parlava degli oscilloscopi, questi sono oscilloscopi del mio studio, su cui studio le varie forme di frequenza, le armoniche e così via. Questi sono dispositivi con i quali si va a produrre anche forme bio-vibrazionali. Allora, molto rapidamente, come vado a rilevare campi elettromagnetici, per esempio in casa o nello studio, nell'ufficio? Oltre a costosissime attrezzature, esistono strumenti che sono, soprattutto questi che vediamo, il Cornet e il Trifield, che sono più che sufficienti per una ottimizzazione semiprofessionale amatoriale. Vediamoli in azione. Vediamo una misura con il letto. Allora, questo che cosa sta misurando? Sta misurando il campo elettromagnetico della rete, perché qua dentro al muro passa il cavo che trasporta la corrente a 230 volt in alternata, quindi AC e AC, a 50 Hz, quindi onde estremamente basse. Come vediamo, prendiamo solo come riferimento l'ago. Se io sposto solo di 30 centimetri dalla parete, qui vediamo, prendiamo un numero, tanto a noi ora ci interessa un numero, tanto per capire, passo da 6 a 3, praticamente l'ho dimezzato solo spostando da 30 centimetri. Ho fatto nessuna fatica, ma in questo modo ho già un po' ridotto un po' di stress elettromagnetico. Vediamo, quanto devo stare vicino al modem e wifi? Ci devo stare almeno qualche metro di distanza. Attenzione, perché non utilizzo lo strumento, il Trifield, che è famosissimo, ma uso invece il Cornet, che è uscito da poco ed è digitale, perché questo misura i picchi impulsivi, picchi di millisecondo. Come vediamo, qui siamo in allarme rosso, messo il dispositivo direttamente sul modem di ultima generazione, siamo sempre nell'ambito ovviamente del 4G. E che cosa vediamo? Che io qua ho registrato un picco che è bello intenso. Quindi già so che devo stare il più lontano possibile dai modem. Se sto in un appartamento, in un condominio, con questo strumento io posso sapere se, per esempio, il vicino c'ha il modem al di là del muro della mia camera da letto. In quel caso sposterò il letto.
con piccoli accorgimenti, sia nel proprio studio, sia nella propria casa, si può già contrastare, un po' ridurre la quantità, l'intensità dello stress elettromagnetico. Per concludere, ecco un tipico notebook. Il notebook qua dentro, sotto la tastiera, c'ha l'hard disk. L'hard disk gira, crea il campo elettromagnetico. Guardate l'ago, sono a fondo corsa, sono a fondo corsa, sono più che allarme rosso. Vediamo adesso lo stesso strumento, ma ho collegato a questo notebook una tastiera. La porta USB è alimentata, lo ripeto, a 5 volte in corrente continua. Ed ecco il campo elettromagnetico, tenendo ovviamente lontano il notebook, lontano basta 1,5 metri, un paio di metri, quello che mi serve giusto per osservare il monitor, ma utilizzo la tastiera collegata sulla USB e già non tengo più le mie dita sopra la tastiera. E c'è già una bella differenza. Quindi, riassumendo, basta stare lontani dal modem Wi-Fi, prendersi una tastiera. Se si utilizza un PC fisso, tenere lontano almeno un paio di metri l'unità centrale, i vari alimentatori, tutti quelli che hanno alimentati a 230 volt, sempre a distanza di qualche metro. Insomma, ci sono il cellulare in viva voce, abbiamo provato a misurare anche vari auricolari, purtroppo il segnale su parecchi auricolari, almeno quelli che abbiamo misurato, segue. Quindi è meglio il viva voce e tenerlo a distanza. Poi, per ottimizzare tutto questo, ecco che abbiamo l'utilizzo, e qui però ci sarebbe tutto un lavoro, io vorrei insegnare a chi interessa come ottimizzare al massimo questo particolare dispositivo che è la Vitality Card, su cui sto facendo studi, devo dire, coinvolgenti, e per invece avere una fotografia della situazione globale, compreso il livello di stress elettromagnetico, di elettrosmog caricato, abbiamo il già discusso e già visto S-Drive. Allora, io sono stato ultra veloce perché in questa ora ho dovuto accennare a quello che poi spiegherò anche con esercizi pratici, li faremo dal vivo, vi farò vedere misurazioni dal vivo alla scuola di alta formazione perché vi voglio far capire come questo stress elettromagnetico può essere gestito, non annullato, ma gestito. Allora, se c'è qualche